Eccoci, siamo nel fine partita, la Rocca Caldogno. È finita 2-1, siamo qui con mister Zuccon Luigi. Ciao Luigi. Da dove partiamo? Dimmelo te. Da dove? Mi sembrava a un certo punto che i tuoi avessero finito la benzina. Sì, dopo la caldo, sicuramente la giornata è incisa e dopo bisogna tenere conto anche l'avversario. Voi siete la squadra più forte del campionato, insomma, apprezzato. Ci sta anche un po' di stanchezza, normale. C'è stato un equilibrio nel primo tempo dove siete riusciti a trovare il gol, anche un bel gol, diciamo, imparabile, perché beccare proprio l'angolino ci sta, un bel gol. Poi nel secondo tempo però la Rocca è venuta fuori e li ha messi lì. Secondo me abbiamo fatto meglio noi primo tempo, meglio voi molto in secondo tempo, siamo un po' disuniti, un po' annullati, ma insomma, ti ripeto, se siete là con tanti punti di vantaggio rispetto alla seconda, motivo c'è. Sia per squadra, come mister, che esperienza, anche campionati vinti e poi sì, mister Beggio diceva nell'intervista pre-gara, diceva che sicuramente sarà una partita molto difficile, perché visto appunto che domenica scorsa avete battuto l'Arma Rosticense, seconda forza del campionato, lui si aspettava sicuramente una squadra forte, e dobbiamo dire che viste le ultime partite siete in salita, siete molto in ripresa. Spero anche vedendo questa, dai, leggermente. Sì, beh, intanto lo ringrazio. E dopo ti dico la solita cosa, siamo partiti bene, ce la siamo giocata, dopo merito a voi, insomma, è una cosa più forte del campionato, per cui bisogna anche stringere la mano e fare i complimenti. Però secondo me la tua squadra è una tra le più tecniche che ho visto al comunale qui a Altavilla. Secondo te cosa è mancato? È mancato qualcosa per riuscire a portare a casa il risultato? È mancato che siete tecnici anche voi e avete gente che ha esperienza, che ha vinto campionati, e vince i campionati non si vince mai per caso, si sa perché. Sicuramente noi abbiamo gente brava, siamo una buona squadra. Da essere una buona squadra a vincere, dopo c'è quel saltino da fare che speriamo di fare, insomma, in breve tempo. Va bene, mister, grazie del tuo tempo e in bocca al lupo per il prossimo. Grazie a te.